incomprensibile, incomprensibile. Veramente non riesco a darmi una motivazione, una spiegazione sul rigore regalato dall'Udinese al Milan. Un rigore, ragazzi, che è sacrosanto, c'è tutta la vita. È inutile, anche io, forse l'ha spinto da dietro, ti poteva anche pugnalare da dietro, ma caro Strigel Larsen dei miei stivali, di certo non si salta, non si accentua giocando, sembrava Michael Jordan alla gara delle schiacciate. Comunque, avremmo firmato con il sangue per un pareggio, un Udinese catenacciaro, un Udinese brutta, ma che comunque toglie due punti che magari a lungo andare saranno fondamentali per la corsa Champions per il Milan. Quindi per me l'Udinese, per come gioca, deve andare in Serie B, perché proprio preferisco di gran lunga l'Udinese, scusate, il Crotone, che le perde le partite ma se le gioca, che questo obbrobrio di calcio friulano. Però, ragazzi, quello che mi fa incazzare è come un giocatore professionistico ha neanche 30 secondi dalla fine, perché c'è pure chi ha fatto il polemico, la partita era finita, no, perché noi abbiamo fatto su Nono Cugini, e vi ringrazio, ieri su Nono Cugini abbiamo fatto la web cronaca, proprio la telecronaca vera e propria, e l'avevo anticipato che ci sarebbe stato qualche minuto in più, qualche secondo in più di recupero, perché c'era stato un infortunato da parte dell'Udinese, se non sbaglio. Quindi non troviamo scuse. L'unico colpevole di quello proprio di rigore, di quella, non so neanche come definirla, cioè è stata una cosa inconcepibile. Neanche un pazzo, un bipolare, neanche uno schizofrenico avrebbe preso la palla con la mano. Oltretutto il cross era molto alto, altrimenti non ci sarebbe arrivato nessuno. Non ci sarebbe arrivato nessuno. Nessuno, ripeto, va benissimo il pareggio per Udinese. Mi dispiace perché il secondo tempo aveva giocato addirittura meglio del Milan. Però, ragazzi, a me fa pensare, ho parlato con qualche mio amico, no, ma ci sono le scommesse di mezzo. Io non voglio pensare che ci siano delle scommesse di mezzo, perché altrimenti non dovrei più seguire il calcio. Io non voglio pensare che ci siano scommesse di mezzo. Fatemi sapere qui sotto quello che pensate voy. Comunque, ripeto, Strigel Larsen andrebbe radiato dal calcio. Radiato dal calcio. Perché non solo hai fatto incazzare milioni di tifosi che stavano gufando come me, ma oltretutto hai rovinato un sogno di vincere a San Siro ad altri 20 compagni di squadra. Poi, Manuel, quanto sei pesante, è solo una partita di calcio. Ma ricordatevi che il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti. Ma comunque la più importante. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ho un sogno nel cuore, Udinese in Serie B e Strigel Larsen radiato dal calcio. Video ovviamente ironico. E stasera occhio, occhio che voi tutti vi sentite. Sai perché sono incazzato che il Milan ha fatto un punto? Perché tutti ci sentiamo di aver vinto stasera e oggi non abbiamo vinto un Kaiser, ok? C'è ancora molto da dimostrare, molto da vincere, quindi calma, state calmi, ragazzi, perché voi già vi credete campioni d'Italia di sto cazzo. Non siamo nulla, siamo la squadra che da 10 anni non vince nulla. Ragioniamo con questa mentalità, ragazzi, calma, non abbiamo vinto niente e occhio al Parma. Forza, ragazzi, forza Mister Conte. Oggi torna anche Hakimi sulla destra, mi dispiace perché Darmian meritava un'altra partita da titolare, però magari lo proporrà a sinistra, dove oltretutto io preferisco Perisic. Pensate un po' come sono messo male. Ciao ragazzi, mi hanno lampeggiato, quindi avremo la polizia qui davanti. Devo concludere. Iscrivetevi, raga.